E oggi, 24 maggio, un breve pensiero di ricordo a 100 anni dalla Grande Guerra, dei caduti e di quanti molisani chiamati in armi in quel passato per guardare al futuro. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Era il bollettino della vittoria letto dal generale Armando Diaz, ma resta quella di oggi una data significativa della storia d'Italia, della nostra poi, di terra di Molise, che a quella guerra lasciò sul campo 5.500 caduti, a parte i 22.000 feriti e i 2.312 mutilati, con 4 medaglie d'oro, 308 d'argento e 450 di bronzo. Da un verso la guerra fu vissuta come una maledizione, un obbligo crudele che spezzava le vite e le famiglie, costringendo artigiani con e gente che non si era mai mossa di casa a combattere per una causa che spesso sentivano lontana se non estranea. Dall'altro generava coesione, spirito di solidarietà e acutizzava il senso vivo dell'umanità e in taluni accendeva lo spirito di italianità. La Grande Guerra fu l'una e l'altra cosa e oggi è giusto e doveroso ricordare, anche se in troppi nostri comuni questo centenario è caduto nel vuoto, nonostante le tante vite spezzate, ricordate dai monumenti ai caduti. Eppure quella guerra vide la nascita di una nazione con una mobilitazione popolare senza precedenti e purtroppo un rito di sangue che fu un'ecatombe. Ricordare quel centenario significa ripensare l'Italia, riproporre il tema dell'identità nazionale nello scenario presente, proiettarsi a pensare il futuro. Ecco perché oggi ricordare quegli ignari fanti significa rispetto, ricordo e appassionata riconoscenza.